Valentina, eccoci nuovamente in onda in diretta dall'Adriatic, dalla Vitrifrigo, scusate il vecchio nome, di Arena di Pesaro. Ultimissima finale, quella al nastro finale individuale. Ecco le protagoniste, ancora colori azzurri. Quinto passaggio per Milena Baldassarri, settimo passaggio per Sofia Raffaeli e poi si concluderà il programma individuale. Il nastro, l'attrezzo più conosciuto da chi pratica questo sport, ma soprattutto quando uno dice pratico la ginnastica ritmica, quella col nastro. Esatto, esatto, è un segno un po' di riconoscimento. L'abbiamo sottolineato più volte, nonostante la grande spettacolarità di questo attrezzo, è un attrezzo un po' ostico perché insidiosissimo. Sì, è insidiosissimo, è lungo, sono 6 metri da gestire e quando siamo in un ambiente umido è di difficile gestione ulteriore, perché il nastro si bagna, si appesantisce e puoi anche incorrere maggiormente nella possibilità di fare un nodo. È una stoffa molto molto leggera che può essere stirata, abbiamo tanti aneddoti sullo stiraggio del nastro da parte del Non si può nemmeno risolvere il problema dell'umidità dicendo accendete l'aria condizionata, perché l'aria condizionata sposta la bacchetta in volo, quindi modifica le traiettorie. Quante dei danzi. Quante gare sono state disturbate dall'aria condizionata, potremmo veramente scrivere i capitoli di qualche libro. La prima protagonista però di questa finale torna in pedana la slovena Ekaterina Vedneva, una ginnasta davvero di grandissima esperienza e su questo esercizio molto elegante. Molto bene per lei, molto bene, ha eseguito delle belle difficoltà di corpo, l'abbiamo più volte insomma rimarcato come questa ginnasta sia una ginnasta dalla grande pulizia dal punto di vista esecutivo e quindi dal punto di vista tecnico. Vanta appunto questa difficoltà combinata che abbiamo visto farle fare in tutti i suoi esercizi, che la porta comunque su di valore tecnico, e buono il suo maneggio, è stata molto attenta, ha sempre tenuto il nastro molto lontano da se stessa, perché uno dei pericoli è quando la ginnasta maneggia il nastro un po' troppo vicino, soprattutto quando c'è umido può essere che la coda del nastro, se non è ben maneggiata, si attacchi sulle gambe, sulle parti che magari sono un po' più sudate. È stata molto molto attenta, precisa in quello che ha fatto, scelta musicale delicata, elegante, e in più parti sembrava proprio che lei con il suo maneggio del nastro pennellasse le note fosse musicali, fosse tutt'uno con l'attrezzo. Assolutamente, vero? Molto molto armoniosa. Vediamo come appunto il suo maneggio risultasse pulito. Qui ha tirato abbastanza con forza in quel passaggio che abbiamo appena visto, che si chiama boomerang, ma è riuscita comunque a recuperare con molta prontezza il suo attrezzo. Beh, una ginnasta di grande esperienza, l'abbiamo detto, quindi anche a livello di maneggio sicuramente. Sì. È bello vedere anche come con l'avanzare dell'età c'è anche una maturità espressiva differente e riescono ancora a trasmettere tantissimo a livello emotivo. Forse molto di più. Ci sono, per carità, ginnaste giovani che hanno innata questa capacità di espressività non solo del volto ma anche del corpo. Però è innegabile come una ginnasta che da adolescente diventa donna riesca ad esprimere le proprie emozioni, i propri sentimenti durante l'esercizio in maniera differente. Bellissimo.
questa inquadratura? Assolutamente sì, veramente, assolutamente sì. La fine comunque di tre giornate di gara, sì, pesantissime. 29.550, un punteggio di tutto rispetto. Ecco perché di solito i punteggi al nostro sono un po' meno bassi, alti rispetto agli altri. Non mi pare soddisfatta. Non mi sembra, chissà se farà ricorso. In qualifica, in un attrezzo, lei ha fatto ricorso. Ha fatto ricorso. Ricordo, no, però credo prima, al cerchio, credo. E adesso è la volta di Elisaveta Polstianova. Guardate che body particolare, con un cuore rosso sul petto, mezzo cuore rosso sul petto, naturalmente abbinato poi a un nastro rosso, perché anche la scelta cromatica tra attrezzo e body è fondamentale. Assolutamente, deve essere coordinata. Ecco spiegato il cuore, un grande amore. Noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo subito qui in diretta dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Torniamo in diretta per l'ultima finale di questa edizione 2022 della Coppa del Mondo di Pesaro, finale al nastro. Adesso è la volta della ginnasta kazaka Taniyeva e poi saremo già in grado di dirvi qualche altro risultato che abbiamo poi avuto durante la pubblicità. Molto bella questa ginnasta, è dotata di linee corporee veramente bellissime. Abbiamo visto fare qualche recuperino, ma nessun errore grave, delle difficoltà di corpo veramente belle da vedere, perché è veramente pulita a livello di linea esecutiva. Soprattutto abbiamo potuto apprezzare una difficoltà di giro molto notevole. Intanto qualche informazione: vedeva Caterina, la prima ginnasta che aveva aperto questa finale, aveva presentato ricorso, il ricorso non è stato accettato, per cui mantiene il proprio punteggio di 29.550, mentre Polstianova e Elisaveta 29.150. Questo finora ciò che è successo sulla pedana della Vitrifrigo Arena. Potete anche notare sul nastro
di questa ginnasta delle scritte. Sì, non è perché vanno, esatto, non è l'unica, vedremo anche sul nastro di Sofia Raffaeli, la nostra azzurra, hanno proprio un po' di moda va in questo periodo, sì. Va di moda, insomma, scrivere qualche cosa sul proprio nastro che possa essere di buon auspicio o comunque che voglia essere un messaggio che le ginnaste vogliono portare. Ora col nastro in movimento purtroppo non siamo in grado di dirvi cosa c'è scritto. Ecco qua, vediamo uno dei rischi che più spesso vediamo riproporre da tante ginnaste perché hanno un valore abbastanza elevato. Anche questo finale era un rischio con tre capovolte, quindi diciamo che in aggiunta alle due rotazioni di base, la terza rotazione ti attribuisce uno 0,20 aggiuntivo per serie di rotazioni uguali. Esatto, era contenta, soddisfatta, pugno sulla pedana, ah, è un modo anche per scaricare la tensione, esatto, la tensione dell'esercizio e la tensione di questi tre giorni di gara che sono stati molto molto faticosi. Sempre accanto a lei Alicia Yusupova, 28.950, terzo punteggio per il momento, il punteggio più basso dei tre esercizi che precedenti sono stati eseguiti, e adesso sta per scendere in pedana una ginnasta. Eccolo qui subito la regia che inquadra le scritte anche su questo nastro, attentissima anche la ginnasta rumena Verdes che scende in pedana per la prima volta, la vediamo oggi. Ma con un secondo punteggio in qualifica al nastro. Quindi assolutamente da tenere sott'occhio. In ritardo è sembrata il suo ultimo movimento sulla musica. Devo dire comunque un esercizio che soprattutto nella sua prima parte è ben curato dal punto di vista artistico, perché ogni movimento era veramente pensato a ritmo e in carattere con la musica, quindi musica movimento ben coordinati. Abbiamo visto che ha purtroppo commesso una perdita di attrezzo che quindi sul punteggio un pochino influirà, e qualche passaggio, si dice un po' in gergo, un po' strappato del nastro, cioè qualche cambio magari di piano, da un piano all'altro con il nastro un pochettino forzato, però insomma tutto sommato una buona esecuzione. Anche per lei un accademico che l'avevamo già visto indossare dalla ginnasta ucraina Onoprienko, che poi possa piacere o no, comunque una scelta musicale originale, una canzone che non siamo abituati a sentire, per cui che l'ha caratterizzata e ha cercato anche, esatto, di renderla al meglio. Soprattutto ecco l'errore su un elemento che in gergo si chiama boomerang. Vediamo effettuare tanti passaggi di maneggio con serpentine spirali. Serpentine sono quei movimenti d'attrezzo che disegnano tante ondine, mentre le spirali sono quando si disegnano tanti piccoli circolini, e il codice come richiesta ti dice che devono esserne visibili almeno 4 o 5 circoli o 4 o 5 ondine affinché la spirale o la serpentina possa essere riconosciuta dalla giuria. Se questo non succede, se per esempio eseguo una difficoltà di giro con le spirali mal eseguite, quindi sono riconoscibili solo 2 o 3 circoli, nemmeno la difficoltà di corpo potrà essere poi convalidata dalla giuria.
ecco qualche immagine del, insomma, del dietro le quinte, al di fuori della pedana di queste ginnaste. 28-0-50, dunque quarto punteggio, ultimo punteggio per questo momento. Sì. E di nuovo zona del warm up, ecco le nostre telecamere che inquadrano Milena Baldassarri che torna in pedana per la sua ultima finale. Ricordiamo che lei è stata medaglia d'argento ai campionati del mondo di Sofia nel 2018. In questo attrezzo portò un argento storico per la ginnastica ritmica a livello individuale. Eccola impegnata a dare il tutto per tutto in questo esercizio, Valentina. Sì, anche perché ieri in qualifica aveva il primo punteggio. Fai bene a ricordarlo. Peccato per la perdita, perché sicuramente Milena ha un esercizio al nastro molto coinvolgente che le sente in particolar modo, lo vediamo proprio dalla sua interpretazione. Devo comunque sorridente, sì, devo comunque aggiungere che tutto il suo programma è veramente molto piacevole da vedere, perché come ho già sottolineato, quattro esercizi con stili completamente differenti che lei sa rendere con grande intensità molto. E con grande variabilità, no? A seconda dello stile e del carattere riesce proprio a uscire una parte diversa di se stessa. Grande ginnasta, al di là dell'errore, una ginnasta che comunque si riconferma ai vertici dopo che l'abbiamo vista nelle finali olimpiche, nella sua finale olimpica con un risultato storico, comunque continua a farci vedere una bella ginnastica e farci intendere che lei voglia di accontentarsi non ne ha. Quindi io sono rimasta distratta dal nastro di Milena perché cercavo di capire che c'è una scritta anche sul nastro di Milena, se non sbaglio, a un certo punto sulla sfumatura, però non riesco a leggere. C'era. Ora la scritta ha usato perché il ginnasta ogni eccolo, tanto la... eccolo, però cioè, scrivi il tuo sogno, spell your, sì, mi sembra di ricordare. Occhio attentissimo quello di Valentina Rovetta. E comunque eccolo. A volte sì, ce lo fa anche rivedere dal Kiss and Cry, quindi può darsi. È vero, è vero. Che ce lo rinquadreranno. Bella comunque l'espressività di questa ginnasta. Ecco, sul finale infatti vedi, non si era visto prima. Riesce sempre a trasmettere qualcosa e comunque ecco la 28-250, quarta posizione provvisoria per Milena Baldassarri. Peccato non averla vista sul podio in questa finale di specialità, perché se lo sarebbe meritato, qualche errore di troppo, ma davvero una grande protagonista di questa finale. Adesso è la volta di nuovo della ginnasta francese Hélène Karbanov, impegnato questa volta al nastro. Peccato, dicevamo, per Milena, e comunque medaglia d'argento ieri nel concorso generale. Sì, esatto, non possiamo proprio definire questa una delusione, ma anzi una dimostrazione di quanto sia forte sui quattro attrezzi, perché il concorso generale è un argento veramente pesante. E poi il concorso olimpico anche. Esatto. Yeah.
Molto particolare anche la sua scelta musicale, più delicata, sicuramente stile completamente differente dall'esercizio di Milena, e anche maturità, secondo me, nonostante si sia ben comportata sulla pedana questa ginnasta, una maturità diversa. E se ve lo ricordate, anche molto diverso dall'esercizio alle clavette, che era su una musica dance, quindi ha cambiato anche lei, ha tentato comunque di variare il proprio repertorio. Sì, assolutamente sì. Abbiamo notato una traiettoria non perfetta durante il suo esercizio, ma anche un pivot molto particolare. Esatto, che se per caso la regia ce lo riproporrà ve lo segnalerò, perché è una di quelle difficoltà che non si vedono spesso, una delle new entry anche come difficoltà nel nuovo codice dei punteggi, oltre ad aver eseguito nuovamente il Raffaeli, così come aveva fatto nelle clavette, proprio a livello magistrale, senza alcun tipo di sbavatura. Sì, davvero molto ben eseguito anche qua al nastro, infatti. Rivediamo intanto qualche passaggio. Vedete, spesso le ginnaste maneggiano il nastro fuori dal campo visivo su delle rotazioni, proprio perché questo tipo di elemento attrezzo attribuisce un valore particolare da codice dei punteggi. I suoi salti tre anturna con la flessione. Sì. Vediamo, è una ginnasta a sinistra. Sì. Particolare questa cosa, perché spieghiamo cosa significa una ginnasta sinistra. Di gamba sinistra. Allora, diciamo, la maggior parte delle ginnaste sono di gamba destra, cioè il rossetto. Si vede col rossetto, sì. Certo, sì, sì. Quindi eseguono le difficoltà con come preferenza la gamba 27 destra. 27.900 per Elen Karbanov. Comunque buono questo punteggio. Sì, comunque direi anche per lei una buona Coppa del Mondo, dove ha centrato alcune finali e quindi dove la Francia ci sta dimostrando che sta lavorando sodo in vista appunto delle Olimpiadi. Tu sai chi sta entrando in pedana adesso? Come no? Dai, chiamala tu allora. Sofia Raffaeli con il nastro, con un esercizio veramente grintoso e forte. E sul suo nastro c'è scritto Vulcano. E mi pare giusto. Sentite il tifo, ultimo impegno, riuscirà a fare poker in questa finale di con questa finale di specialità? 1:30, un poco più per avere il verdetto e il responso finale. Forza, brava. Sofia. Thank you.
mamma mia che grinta, l'ho vista molto, ma molto soprattutto attenta. Esattamente attenta, ma soprattutto non ne sbaglia una. Complimenti a questa ragazza. Complimenti. Signori, qui anche si è scritto un altro capitolo della storia di questo sport. Aspettiamo naturalmente come... Mi sono già lanciata io. Aspettiamo comunque il numero, che è quello che poi ci darà la classifica, ma se dovesse ottenere un risultato superiore al 29.550, e credo che non ci dovrebbero essere problemi, davvero questa ragazza ha scritto un altro capitolo della storia della ginnastica ritmica. Oro al concorso generale di ieri e 4 ori nelle finali di specialità, nel caso messo le mani avanti, assolutamente, però sarebbe veramente un'impresa straordinaria e comunque un'impresa, perché 3 ori, ecco l'inizio. Sicuri. Guardate adesso. L'inizio del suo esercizio deve avere fegato, perché parte subito a bomba. E 3 ori nelle altre 3 finali di specialità, che dire... Super. Egemonia Raffaeli. Sì, sì, assolutamente. Complimenti anche alle sue allenatrici, che stanno gestendo in maniera perfetta questo talento che hanno tra le mani. Quindi veramente complimenti a tutto lo staff. E comunque c'è da dire che anche quando era piccola, già Giulietta Cantalupi raccontava di lei che era una ginnasta estremamente intelligente, molto capace, grande lavoratrice. E così si è dimostrata e continua a dimostrarlo sulla pedana. Ricordiamo, ha solo 18 anni, classe 2004, ancora quindi tutta una vita ginnica davanti a sé. Potremmo dire siamo solo all'inizio. Siamo solo all'inizio, esattamente. E che bell'inizio, guardate che grinta che ha. È stata veramente molto molto attenta, molto più forte secondo me al nastro rispetto alle clavette, dove l'abbiamo vista un po' più prudente. Ecco il classico cuore con la sua allenatrice. Esercizio anche Giulietta. Nuovo, perché l'ha cambiato da poco e secondo me è scelta super azzeccata. Ho apprezzato molto, perché l'abbiamo vista in uno stile un po' diverso da quello. Valentina, 30.500, avevo detto bene, però giustamente tu mi riportavi la scaramanzia. I piedi per terra, ma siamo anche un po' tifose, c'è da dirlo. Mi avevo già lanciato che aveva fatto esattamente, ma questo è un unplan, signori. 4 medaglie su 4 e tutte d'oro. Adesso ci gustiamo l'ultimo esercizio. Attenzione però, perché abbiamo un oprienco. Mi sono lasciata prendere dall'emozione di Sofia Raffaeli, però ha un compito arduo. Un oprienco deve superare il punteggio di Sofia Raffaeli, 3500. Molto piacevole la sua performance, naturalmente come ci hanno abituato sempre ginnaste ucraine, una grande espressività su una musica anche molto particolare. Molto particolare, hai ragione. Vediamo un po' come verrà giudicato questo esercizio dalla giuria, perché gravi falli non ne ha fatti.
quindi devo dire abbastanza ben eseguito, magari qualche fallo tecnico sulle difficoltà, qualche sbilanciamento, ma nulla di molto grave. Non sappiamo quale sia il punteggio di partenza delle difficoltà, quindi questo potrebbe determinare veramente il suo punteggio. Abbiamo visto come ancora ha mostrato la sua bandiera, anche ora lo sta facendo sempre, per sì, lanciare fatto, sempre sì, sì. questo messaggio di pace a cui tutti ci appelliamo. Lo ricordiamo, si alleneranno qui per i prossimi 10 giorni in attesa di partire per i campionati d'Europa, ospitati proprio dal comitato organizzatore locale, dal comune di Pesaro, dal comune di Rimini, insomma tante forze che si sono unite per dare una mano alla delegazione ucraina, e quindi in bocca al lupo anche a queste ginnaste per le prossime esperienze in campo internazionale. Vediamo un maneggio particolare, abbiamo visto sotto le gambe, e quella è una maestria d'attrezzo che porta un valore di 0,30 alla ginnasta. Più di 30 e 500, ecco la sua bandiera. 39.100, l'abbiamo tirata. Ecco. Però va bene così. Medaglia d'oro allora per Vittoria Onoprienko e medaglia d'argento per la nostra Sofia Raffaeli. 3 medaglie d'oro, 1 medaglia d'argento. È anche bello aver ceduto il primo gradino del podio a una ginnasta ucraina, molto molto emozionante davvero. Sicuramente una bella soddisfazione per lei, visto il periodo veramente difficile che si è trovata e che continua comunque ad affrontare. Sentiamo anche il pubblico che partecipa veramente. assolutamente. Che gara per la nostra Sofia Raffaeli, mamma ragazzi. Mia davvero una gara straordinaria. Eccola la classifica, medaglia d'oro per Vittoria Onoprienko, 3900, 3500 medaglia d'argento per Sofia Raffaeli, terza posizione per Caterina Vedeneva, Slovenia, 29 550. E su questa musica noi ci prendiamo davvero qualche istante di pausa e poi torniamo per le ultime fasi di questa Coppa del Mondo, la nostra telecronaca tutta per la squadra sull'ultimo esercizio, tra poco. Si sta organizzando per chiedere a tutto